Chiudiamo con la cronaca, parliamo di un punto vendita per animali a Bassia Umbra che ha scelto la vetrina natalizia solidale per aiutare i randagi della nostra regione. Sentiamo come nel servizio di Francesca Ricci. Invece di buttare oggetti che a noi non servono più, ma che possono essere ancora utilizzati, doniamoli alle associazioni che si occupano di animali in difficoltà. Soprattutto in questo periodo, mercatini del seminuovo e raccolte cibo aiutano a sostenere i randagi presenti nei rifugi della nostra regione che sono al collasso, vuoi per gli abbandoni, ma soprattutto per l'ignoranza ancora oggi nei confronti della sterilizzazione. Noi la raccolta per i nostri amici quattro zampe è qui aperta tutto l'anno. L'idea di fare proprio una campagna particolare per il Natale, eccola, è da 4 giorni che è partita. E devo dire che sta riscuotendo successo, perché qualsiasi persona che entra in negozio mi dice: che cosa posso fare per aiutare i nostri amici quattro zampe? E eccolo. Io innanzitutto volevo ringraziare tantissimo Zampi, il negozio e le ragazze fantastiche che ci lavorano, perché l'iniziativa sta andando benissimo. Infatti, io ho veramente riscontrato tantissima solidarietà da parte dei clienti che ci stanno facendo tantissime donazioni in cibo e anche nel salvadanaio che abbiamo posizionato vicino alla cassa. E per noi questo è importantissimo perché il rifugio si sostiene proprio grazie a queste donazioni, quindi qualsiasi cosa per noi è veramente un regalo grandissimo. E in più stiamo anche promuovendo il mercatino di beneficenza che ci sarà il 15 dicembre a Sterpete. Chiunque abbia nelle cantine, nelle soffitte, in casa oggetti che non usa più, dall'abbigliamento a cose per la casa, giocattoli, libri, se vuole ce le può donare e noi le utilizzeremo per l'iniziativa. Dato che in questi giorni sta facendo veramente freddo, se avete coperte o maglioni vecchi usati, ci farebbe comodo averli per scaldare, insomma, le giornate dei nostri ospiti al rifugio. Questa iniziativa qui da Zampi ci sarà per tutto il periodo delle feste natalizie, di conseguenza fino all'Epifania. Dunque, venite numerosi per poter aiutare i nostri amici quattro zampe che hanno più bisogno di altri. Ricordo l'appuntamento con la nostra trasmissione dedicata agli animali, Mia, Mondo intorno agli animali, domani sera alle 20:40 in diretta su questo canale.